A metà luglio, nelle segreterie delle università di Udine e di Trieste, si aprono le iscrizioni al corso di laurea triennale per infermieri. Istituito nell'anno accademico 2002-2003, in sostituzione delle vecchie scuole per infermieri professionali e dei più recenti diplomi universitari, questo ciclo di studi consente di conseguire una laurea che apre le porte ad un'attività lavorativa dinamica e versatile, con buone possibilità di carriera. In tutto il Friuli Venezia Giulia, infatti, gli infermieri attualmente iscritti all'albo professionale sono 8.700, un numero però ancora insufficiente a coprire le esigenze della sanità moderna, che sia nel pubblico sia nel privato ha sempre più bisogno di questa figura professionale, cui sono richieste ampie conoscenze, grandi competenze e capacità tecniche. La novità di una professione che attraverso la laurea si nobilita e gratifica lo scorso anno è piaciuta. Se infatti in passato le iscrizioni erano inferiori alle necessità, nel 2002, primo anno del corso di laurea, sono stati coperti praticamente tutti i posti disponibili in entrambi gli atenei. Un risultato, segnala l'Agenzia Regionale per la Sanità, che di fatto non ha precedenti. A dimostrazione, appunto, che la prospettiva della laurea, unita a quella del posto di lavoro sicuro, è particolarmente incoraggiante. Lo testimonia anche un'indagine che la stessa agenzia ha fatto nei giorni scorsi per fotografare il profilo degli studenti del primo anno, le motivazioni per cui si sono iscritti, le loro aspettative per la futura professione. Sono stati interpellati 122 giovani, di cui due terzi sono donne, che vedono in particolare nella funzione sociale della professione e nella prospettiva di soddisfazioni personali gli elementi più importanti che hanno determinato la scelta. L'aspetto più interessante di questo corso per infermieri è il fatto che fin dal primo anno si ha la possibilità di frequentare i reparti. Quindi innanzitutto si vede se questo corso piace e poi si ha la possibilità dal primo giorno di mettere in pratica ciò che si impara in teoria a scuola. Grazie al nuovo corso di studi si può innanzitutto dire che c'è la possibilità di specializzarsi dopo i primi tre anni di laurea di base. È importante dire anche che l'infermiere al giorno d'oggi può assumere un ruolo dirigenziale, quindi non più lavorare in reparto ma anche assumere cariche più alte per dirigere gli infermieri e quindi organizzare l'assistenza in tutti i suoi aspetti. Le motivazioni della mia scelta sono moltissime, ce n'è una in particolare che porto nel mio cuore e che continuerò a portare per tutta la mia vita, è il fatto di amare gli altri e aiutare gli altri e quindi dare qualcosa agli altri e sicuramente a me stessa. A mio parere gli aspetti più interessanti di questo corso sono prima di tutto la possibilità di conoscere il funzionamento della macchina uomo attraverso i corsi di anatomia, fisiologia e patologia, ma anche e soprattutto la possibilità durante il tirocinio in ospedale di poter venire a contatto con l'uomo, quindi il contatto umano che è una caratteristica sempre più importante all'interno di questo corso. Gli aspetti più interessanti sono che oltre alla teoria c'è anche la pratica che si fa sia nell'ambito dell'ospedale ma anche nel territorio e oltre alla zona anche in altri paesi come all'estero grazie al progetto Socrates Erasmus offerto dall'università che permette appunto di fare tirocinio all'estero. E io ho scelto di partecipare a questo progetto e infatti partirò a novembre per la Finlandia per fare appunto un'esperienza di tirocinio. E ne emerge quindi una figura di studente che ha affrontato il corso spinto da attitudine ed inclinazione personale, desiderio di aiutare il prossimo, spirito di servizio, qualità che in molti casi nascono anche da esperienze precedenti nel volontariato. Tranquilla, prego, arrivederci. Mentre per il futuro lavorativo, la gran parte degli interpellati si aspetta di essere ben accolto dagli infermieri già in servizio e si immagina un buon rapporto di fiducia e di collaborazione anche con il personale medico. Buone premesse dunque anche per chi, appena terminata la scuola media superiore, deve scegliere una facoltà universitaria e pensa proprio alla professione di infermiere come un possibile sbocco occupazionale. A un giovane indeciso consiglio questo corso di laurea perché è un'esperienza bellissima, un'esperienza che apre gli orizzonti della persona verso dei mondi che prima
non si conoscono perché non sono vicini a noi. È una grossa opportunità di crescita personale, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista delle conoscenze tecniche del lavoro, perché comunque fin dall'inizio inserisce un po' durante i tirocini nel mondo del lavoro. Quindi è una grossa opportunità da tutti questi punti di vista. Per offrire loro tutte le più dettagliate informazioni, la stessa Agenzia della Sanità sta aggiornando il CD-ROM Info-Infermieri, già distribuito lo scorso anno.